della morte. Il giardino è davvero una risorsa inaspettata. Mostrarmelo è stata la mossa vincente. Credo proprio di esservi convinta. È un luogo maltenuto, troppa ombra, troppe siepi, quasi tutto lasciato alla fantasia della natura. Ma mi piace. Ha un certo non so che. Vi confesso che pensare a come lo adornerei, con quali vezzi di muretti in pietre a vista mi stilmerei fra le viette di sassi. Rigorosamente rivigati, chiaro. Pensare a tutto ciò mi provoca come un brivido di piacere. Lo confesso, e me ne vergogno un po'. La ristrutturazione è la mia passione. Mi sento così in armonia con te oggi, in questa incantevole giornata che mi lascio andare a pensieri sciocchi e parole inadeguate. Scusa mio marito per prima, che inopportuni. Non si deve preoccupare, signora Platino. Sonia! Preferisco così. Ormai il nostro rapporto è rinsaldato dal piacere di questo spazio. No, noi non vi troviamo inopportuni. Ma lo siamo. Io lo sono. Mio marito e le sue gaffe, e soprattutto xenofobe. Poi tu mi hai aperto il tuo cuore, vedi? Quando mi hai raccontato di quella povera piccola, mi sono così tanto vergognata per i giochi di parole di mio marito. Non intendeva davvero ciò che ha detto. Come mi sento in imbarazzo. Vedi, io credo nei diritti delle persone che non sono normali, sai? Non tutti possiamo esserlo, come è giusto che sia. Alcuni di noi sono, come dire, differenti. Ma tutti possiamo elevarsi, sforzarci di raggiungere un più alto livello nella vita. La decenza è questo. La decenza dovrebbe essere un obiettivo. Non si deve preoccupare, Sonia. Non importa quel che pensa suo marito. Voi siete qui per portare a termine l'affare. Dunque credo che le opinioni del signor Platino passino in secondo piano. E poi mi creda, nessuna gaffe. Il vigoroso Ermanno davvero non poteva sapere. Elettra è una ragazza così dolce. La si scambia per timida a volte. Oh, non ci sono scusanti. Siete stati meravigliosi nei nostri confronti. Ricorderemo per sempre lo splendido tavolo di specialità della campagna. Le persone modeste, a volte, sanno essere così grandi nel cuore. Devo assolutamente allontanarmi da questa oltrabattona, lei e quel mammalucco di suo marito. Secondo me vanno d'accordo, per me sono depravati uguali. Ma guarda, c'è anche lo spennellatore Frocetto. Sarebbe proprio il momento giusto per andare a fargli un discorsetto. Ma no, non c'è tempo, l'infogliato può aspettare. Devo prima occuparmi della fregna d'acciaio e del debosciato. Debosciato? Questi debosciati a servizio che dovrebbero tagliare il prato, invece no, sprecano i nostri modesti euro a bere birra e farsi le seghe, accidenti. Non essere così severo, giovanotto. Bisogna comprendere chi fa i lavori umili. Guarda me, nel mio mestiere incontro ogni genere di lavapiatti, cameriere, sguattero. I locali che frequento sono posti affollati, mi esibisco in luoghi esclusivi. Quando mi offrono un pasto caldo chiedo sempre di mangiare in cucina con il cuoco. Mi piace tesorarmi con la gente vera. Grande. La vita dell'artista deve essere proprio molto affascinante. Ti confesso che non è della mia arte che vivo. Non lo so, ammetto la mia fortuna. Ho un marito facoltoso che apprezza le mie passioni. Lui rispetta il fatto che sono una creativa. Intendevo che frequentarla deve essere stimolante. Oh, nemmeno io intendevo porre l'accento sul denaro. Anzi, mi sei così simpatico che voglio confidarti una cosa. Ultimamente mi preoccupa tantissimo esibirmi, ecco. Perché? Non dovrebbe essere fiera dei suoi monologhi? Mi sento sempre più minacciata dagli sguardi delle persone, avverto come una sorta di pericolo. L'altra notte ho sognato che dopo un innocente brano sugli uomini caffoni, qualcuno mi sparava da dietro le quinte del bistrò dei signori Toccapietra. Li conosci? Beh, mio poverello, ecco il prurito della mia natura. So di essere piuttosto difficile come donna. Sento gravarmi addosso il peso della mia superbia. Non sia troppo dura con se stessa. L'artista ha la capacità di trasformare la dannazione in virtù. Con la creatività converte la realtà. Io
Io sono uno scrittore, sa? Davvero? Sua madre non le ha accennato. Non lo vuole accettare perché sa che questo mio lavoro mi porterà lontano da loro. E di che scrivi, Pulcino? Del maltrattamento. Scrivo saggi. Il mio ultimo lavoro è una ricerca approfondita sulle condizioni di vita dei bambini nell'Inghilterra vittoriana dell'Ottocento. Bizzarro, non lo so! Oh no, affatto! È incredibilmente raro incontrare qualcuno che, come te, abbia a cuore le sventure delle persone difettose. Pensi che fra i documenti ancora da archiviare mi è capitato un rapporto ufficiale datato 1844. In occasione di una festa di aristocratici, alcune bambine inglesi lavorarono addirittura 20 ore di fila. Ma di che lavori si tratta? Cosa potrebbero mai fare delle mani così piccine? Sartoria, per esempio. Ma erano le fanciulle più fortunate. La guerra contro il lavoro dei minori fu a suon di leggi che nessuno applicava. Ma si rese illegale il lavoro di spazzacamino. Non dirmi che veniva considerata una specie di tortura. Nei film sono così teneri. Era il lavoro peggiore di tutti, niente a che vedere con i pochi fortunati che a 11 anni erano pagi, camerieri o lacchè. I genitori si impadronivano dello scarso guadagno dei cuccioli, facevano fuori gettandoli nell'alcol settimane di torture e sudore. E non riuscivano a distrarsi con letteratura, musica, conversazione? Direi che non conversavano molto. E tutto questo mentre quei poveri bambini danzavano per la strada. Gli spazzacamini non erano graziosi come nei film di Hollywood. A 4 anni risalivano le canne fumarie strettissime per pulirle a fondo. E quando si fermavano a metà strada, stanchi o impauriti, venivano spinti a proseguire, con delle punturine di ago sotto i piedi, nudi d'estate e d'inverno. Oppure gli si accendeva un fuoco sotto il culo, tosse, occhi arrossati e brucianti, caviglie e schiene deformate, cancro ai polmoni fin dalla più tenera età, se non sopraggiungeva la morte, riservata a quelli che cadevano al suolo per premio, 2 bagni l'anno per i più fortunati. Vedi? Alla fine c'è sempre il lato positivo. 2 bagni. 2. Ma non più di mezza ciotola di pappa d'avena al giorno. Non dovevano ingrassare. Non sarebbero più entrati nei pertugi fuligginosi. Pensi, i fanciulli che dovevano crescere e svilupparsi ricevevano un trattamento così malsano. Devi sapere che secondo le ultime affermazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una dieta sana assicura una salute migliore. In pratica, meno mangi e meglio stai, vedi? È uno stile di vita che dovremmo adottare tutti. E va bene, capitolo bambini chiuso. Ma no, affatto. È così avvincente. Anche se uno si aspetta il lieto fine. Che tempo leggero, Foggia. Sì, leggero. Con te oggi sento di aprirmi alle confidenze, vedi? Il comportamento di Ermanno deve essere spiegato. In ogni famiglia che si rispetti c'è almeno una macchia. Lui era malato. Ero libertino, sai? Lo so. Stando con una donna come me, uno si chiede cos'altro si può desiderare. Ebbene, lui soffriva e soffriva. E così ho scoperto che aveva un amante e un'altra ancora. Insomma, aveva molte ragazze da frequentare. Ma adesso è guarito perché ha fatto una cura che alterava il suo comportamento, il suo linguaggio. Ora capisco come mai un signore come lui usa termini come negraccio e ricchione. Non mi ci far pensare. Insomma, lui prendeva queste pastiglie molto grosse e pesanti che le rimedivano tutto il giorno. Ma adesso ha smesso. Adesso è guarito il principino mio. Solo che ogni tanto ha ancora qualche piccolo effetto collaterale. E perciò si lascia andare al torpiloquio, capito? Solo a volte è così acceso che devo per forza placare il suo ardore. Dica, in che cosa consisteva esattamente il suo problema? Dipendenza sessuale? Sì, in parte devianza, insomma. Era attratto in maniera viscerale da queste ragazze maggiorenni, certo, appena introdotte nel mondo del lavoro. Però, ecco... Apra il suo cuore, Sonia! Si fidi, avanti, venga! Si siede, avanti! Mi dica tutto. Resterà fra noi. Ma emotivamente acerbe, insomma. Era attratto in maniera viscerale da ragazze intimidito e instabili. A volte... talvolta... temo a dirlo, ma... A volte? A volte cosa? Forse esagero, ma... A
volte... Malate a volte cosa? Deficienti? A volte... donnette borderline, insomma. Turbate. E va bene, ora basta con le cazzate. Mi hai inventato, sei stata bravissima. Che significa? Se cazzate su tuo marito, devi aver capito in qualche modo che la faccenda dei bambini inglesi è una boiata e quindi hai deciso di rigettargli addosso tutta la merda con la fiaba marcia del marito infogliato per le psichiatriche. Io ti ho detto tutta la verità. Magari forse è un sogno da cui svegliarsi. Per fortuna è acqua passata. Perché sei così scosso adesso? Tu sei una psicopatica come lui, non è così? Ma come ti permetti? Mi come? Senti chi parla, inventarsi di spazzacamini maltrattati! Se non fosse che adoro questo parco e questa immensa casa, me ne sarei già andata. Figurati che nipote della casa, del giardino! E i poppanti londinesi. Sono desolato, se disturbo... Io non credo che lei possa in alcun modo disturbare. Ha il diritto di perlustrare. Si guardi intorno, dunque. Immagini la sua vita qui. Che stai cercando? Sto guardando fra le foglie se per caso riesco a notare, ma non è possibile da questa angolazione. Trascorro qui molto tempo e non ho ancora capito qual è il punto del giardino da cui si ha la visuale migliore. Molte ore, sa. Cercare... vedere. Un momento. Stai guardando verso quella casa. Che c'è di interessante? La staccionata. Mi chiedo che persona si possa essere mentre ci si prende cura di tutto quel vecchio legno. Che persona sei per scegliere un colore e poi usarlo per dipingere? Beh, probabilmente il colore sarà quello scelto dal proprietario della baracca, no? Essere l'azione della mano di qualcuno. Il ragazzo che ha estratto le vecchie, placide, marce, travi dal terreno e che ha conficcato i nuovi paletti, grossi e duri, e ha mescolato il colore e lo ha steso con il pennello sulla materia nuda e liscia. Lo ha fatto per volere di altri. Il ragazzo che ha fatto cadere le sue gocce di vernice sull'erba. Non la trovo una cosa così naturale. Gocce di vernice color perla, così artificiale, sopra uno stelo. Ci sono molte cose innaturali su questa terra. Sono d'accordo con lei. A proposito di innaturale, che ne pensa della mia famiglia? Le è piaciuta la casa? La casa, sì, la casa la trovo davvero giusta per le nostre necessità. Giusta. E quali sarebbero queste necessità? Ma credo... avere più spazio, credo. Avere cose... intendo dire possedere cose, accumulare. Non crede, come credo io, che spendiamo tanto del nostro tempo per portare cose dentro casa? Deve essere vero pure questo. Ma che succede? Santo Dio! Questa deve essere di nuovo lei. Ma come cazzo ha fatto ad avere il mio nuovo numero? Ora basta, devo trovare una soluzione definitiva. Però, che linguaggio elegante, un signore... Che cosa ne sai tu dell'eleganza? Ho visto il vostro salone. Bizzarro. Erano le follie di mio padre, certi mobili. Io sa, nemmeno praticamente me lo ricordo. Ma piccina, perché non vieni un po' più verso di me? Ti darebbe noia? Solo un po' più verso di me. Voglio sentire l'odore della tua pelle. In effetti mi trovo in difficoltà. Diciamo, ad accettare che qualcuno mi debba dire che mi posso muovere, che posso e devo parlare. Addirittura? E questo da quanto tempo ti succede? Abbastanza. Tutta la vita, diciamo. Allora se vuoi mi avvicino io. Potrebbe aiutare non ricevere indicazioni per una volta. Le cose stanno davvero così, dunque? Quello che hanno detto tua madre e tuo fratello e le mie battute, forse un po' infelici, delle quali mi scuso. Non sono sempre così. Io sinceramente non ci ho fatto caso. Ero impegnata a riempire la tavola.
Mi piace la tua compagnia. Potrei passare ore qui in giardino con te, a parlare, ad ascoltarti. Ma se non abbiamo parlato di niente, ho detto solo stupidaggini. Mi hai parlato della staccionata, mi hai detto del colore. Mi sembra una bella metafora. La metafora per la tua incapacità di movimento e del tuo desiderio. Vuole dire che io parlo per metafore? Non ci avevo mai pensato. Prova un po' a riflettere. Che stai cercando di dire? Che deve essere bello in qualche modo essere l'azione in seguito alla decisione di qualcuno. Deve essere strano, curioso, essere il braccio di un altro. E ciò si è riferito a te, dove ti porta, piccola? Ma è come se affermassi che vorrei essere padrona delle mie azioni. Vorrei capire quanto peserebbero queste mie braccia se potessero agire senza il permesso di un parente, senza che qualcuno mi debba dire vieni verso di me. Vieni verso di me, Elettra. Ecco, lo vede? Alla fine tutto diventa molto più semplice. Qualunque riflessione, qualunque metafora viene mortificata da un ordine. Io eseguo. Tu esegui? È questo il tuo problema? In pratica ti costringono a fare cose e tu non decidi? Beh, non succede sempre così. Mi succede quando sono tesa, impaurita, mi blocco. Non è così tutto il tempo. Diciamo comunque che tua madre e tuo fratello mi hanno detto che non ti senti molto bene. Io credo di non essere mai stata bene. Sei una ragazza molto bella. Ma perché continui a guardarti intorno mentre ti parlo? Di un po', la faresti una cosa per me? Potresti fare un piccolo passo indietro, avvicinarti a me? Sì. Potresti guardarmi negli occhi? Un po' più difficile. Ma ci provo. Dimmi, come ti senti davvero? Intrappolata, come se la mia anima fosse un cavallo e il mio corpo una staccionata altissima, ampia 2 metri per 3. Un cavallo che vuole essere libero di galoppare su ampi spazi verdi, senza ostacoli, solo del filo spinato da evitare con lunghi salti, galoppare su strade di ghiaia, saltare fiumi, senza che ci sia questo costante equilibrio di due volontà uguali e contrarie, azione e mobilità, senza che qualcuno ferri gli zoccoli, strigli il manto, accarezzi la criniera. Lo trovo davvero molto interessante. Forse un'altra metafora. Beh, è così che mi sento. Lei non si sente mai in trappola. Spesso sì. E allora vado al poligono e sparo i cartelli. Ho una rivoltella. Ma oggi non mi sento particolarmente frustrato o compresso. Parlare con te mi provoca un calore dentro. Mi scaldi. Parlare così a una sconosciuta non le rende onore. Tuttavia c'è qualcosa di indecente in lei che mi incuriosisce. Lei è interessato alla mia vita. Nessuno lo è. Forse perché nessuno ti guarda come ti guardo io. Con altri occhi. Ho faticato molto per raggiungere questo equilibrio. Tanti libri letti di sera con la mamma sul divano. Ora non arrivi lei con la sua energia poetica di alto borgo a sconvolgere il mio delicato equilibrio. Tu parli come se sapessi tutto di me, i miei limiti e le mie risorse. Mi fai sentire nudo. Ed è bello. Ed è amaro al tempo stesso. Beh, riesco a vedere nel fondo delle persone, mi accorgo di molte cose. E nonostante ciò, non fuggo. Vengo ferita inevitabilmente. Resto lì, a farmi schiaffeggiare. Io non ti schiaffeggerei mai, ricordalo bene. Io ti guardo con altri occhi. E che vorrebbe fare di me? Come vorrebbe vedermi? Sei a tratti ostile. E questo mi piace. Mi stai scaldando il cuore, mi scaldi la mente. Dovrei controllarmi, ma... Lei mi spinge a sentirmi sempre più ancorata a terra. Mi mette a disagio. Saprò farti star meglio, se solo mi ascolti. Liberati.
Sii il cavallo che vorresti essere. Corri su prati verdi, schiva gli ostacoli. Spogliati. Sii libera. Levati i vestiti. Adesso. Non posso farlo. Non so immaginarne le conseguenze. Sei nel tuo giardino. Sei al centro della tua vita e della tua libertà. Vuoi fare quel che credi? Lei sa che non ha bisogno di costringermi. Lei sa che basta un'imposizione. Questo la rende forte contro di me. Levati la maglietta. Ma fallo lentamente. Voglio vedere mentre esegui a malincuore. Più lenta di così. Fallo guardandoti intorno, cercando il mio sguardo. Voglio vedere l'insicurezza nei tuoi occhi. Voglio vedere se hai paura. Le piacerebbe vedere la paura nel mio sguardo. Ma perché? Da dove proviene questo bisogno di potermi controllare? Togliti i pantaloni, così leggeri, delicati, falli cadere a terra. Non voglio farti del male, non ti toccherò neppure. Non è il genere di corse che fa un cavallo per sentirsi libero. Voglio solo vedere la vera essenza di te. Mi guardi diritto negli occhi, allora. Ne abbia il fegato. Deve essere davvero grandiosa la sensazione di potenza e di forza. La certezza di poter controllare il corso delle cose. La consapevolezza di essere così generoso da non ferirmi e tenermi sotto il suo controllo come un padrone misericordioso. Continui a guardarmi dentro e ferisci. In questa meravigliosa giornata di primavera, la pelle del tuo seno deve essere una fantastica visione di colpa e merito. Io sono la conferma tangibile della grandezza dell'universo. Le mie idee, se ben nutrite, accudite e amate, diventano vita. Non è mai bene vivere negli istanti fra due parole. È sempre meglio scegliere di prosperare dentro le parole. Ma che diavolo dici? È sempre bene camminare le proprie parole. Sono gli insegnamenti di mamma che mi permettono di non impazzire, mentre mi sorprendo ancora una volta a incarnare i tuoi pensieri. E questo non ti ha fatto guarire? Gli insegnamenti di tua madre, intendo. No, non sono ancora guarita. Ma un giorno starò bene e dimenticherò tutto. E tu? Io che cosa? Se sono guarito? No, mi spiace. Non si guarisce mai. Non è vero quel che vedo! Ma che succede in questa casa? Non siete grezzi solo nel linguaggio. Mi avevano detto che eri strana, ma dover assistere a tutto questo. Piccola! Ora comprendo! È il tizio bizzarro con i capelli da fraticello che suda e pittura. Tua madre mi ha detto che ti ronza intorno, tesoro. Piccola. Sono stata io. Non è colpa di nessuno. Ora lasci che mi vesta, devo andare via di qui. Non ci saranno delinquenti in questo quartiere, vero? Il mio futuro quartiere deve averti spinto quella semplice persona. Mi dispiace vederti soffrire così. In fin dei conti, è come se fossi una sorella minore per me. Ogni famiglia è indecente, dopo tutto. Comunque, bambina mia, proprio perché non voglio che tu soffra più del dovuto, è meglio che ti dica una cosa, subito dritti al sodo. Tu non potrai mai piacere a nessuno. Lo comprendi? Leggi bene le mie labbra. Nessuno. Sarai sola per sempre. Si è sempre soli. Gli ordini di andare subito in casa a vestirmi. Ascoltami bene. Non me ne frega un cazzo della tua famiglia, del tuo fratellino psicopatico e della mammina inferma. Io voglio questa casa così com'è. Non cambiate neanche una virgola. Così quando avrò finito con le demolizioni, avrò la netta sensazione di avervi spazzato via dalla faccia della terra nella condizione pietosa in cui siete. Ora devo solo cercare mio marito.
Ce ne andiamo. Vi conviene accettare la nostra offerta economica. Ora sparisci, sgualdrina. Ecco, brava. Corri, corri. Ma che numero è? Non lo conosco. Ermanno, dove sei? Ma lei è una vicina? Non ha visto per caso qui intorno un uomo nel giardino? Non parla? Fa parte della famiglia pure lei? Auguri dunque. Ermanno, dove sei? Mi scusi, davvero non ha visto un uomo? Che? Forse lei, voglio dire, anche lei ha lo stesso problema della ragazza? È sua sorella? Si sente bene? Diciamo che ora mi sento meglio. La stanno cercando, signora. Ora guardo, forse è mio marito. È lei? Pronto? Sì. Ero io a chiamarla. Sorpresa! No, credevo fosse una di quelle vendite telefoniche. Mi propongono qualunque cosa. Che c'è? Le Dabbi ha dato il mio numero alla signora della morte? Che vuole? Sono stupita di vederla qui. Credevo fosse una delle sue sporche gite fuori porta. Ma a che fare col parco? È stata la signora a dirci di poter dare un'occhiata in giro. Lei deve essere Sonia, dunque. Maledetto. Sa sempre come stupirmi il porco. Il ragazzo è un mitomane, è vero. Ma vista la famiglia, forse è meglio se riattacchiamo e ci parliamo guardandoci negli occhi. Oh, certo. Mi dica tutto, cara. Non mi faccia spaventare più di quanto la vostra famiglia non abbia già fatto. Che c'è? Avete forse cambiato idea? Le piace molto suo marito. Cosa trova di buono in lui? A parte il fatto che è molto distinto e sa stare bene tra la gente. A parte il fatto che è l'incarnazione della menzogna e dell'inganno. A parte il fatto che quando si tratta di lui è un perfetto manipolatore del ragionamento e tutto attorno a suo vantaggio. Mentre quando si tratta di te, allora sei la persona più lurida della città. Lei che ne sa di mio marito, scusi? E perché mi parla così? Io conosco suo marito come conosco le sue passioni. So cosa l'accende. Gli ho dato tutto il tempo necessario per imparare a comportarsi nella giusta maniera, ma non è servito a niente. Ed eccomi qui. Lei è qui per cercare Ermanno, vero? Ho diritto di saperlo. Sono sua moglie. La do via. Per me sei sempre stata questo. Che significa? Adesso lo chiamo. Adesso mi deve spiegare. La smetta. Lei in fondo sa chi sono. Lei sa che cosa cerco. Io sono una di quelle che suo marito si è fatto in tutti questi anni. Io sono la principale delle squadrine. Io sono l'ape regina. Non le credo. Io non le credo. Dio che mal di testa. Dio aiutami tu. Prima questi plebei, adesso una svitata svestita. Anche tu sei qui, Violazzolo. Mi sembrava specializzato con il Disagionix. Lei come sa queste cose? Tuo marito mi ha passato il foglio illustrativo, ma non ho letto le avvertenze sull'uso. Del marito, però, un tale vigliacco, un essere pestifero. Sono solo benzodiazepine, niente di che, anzi, aiutano molto. Sì, a non vedere le cose seppia. La vita è a colori, amica mia, credimi, io lo so bene. Mi sono pappata ogni genere di sedativo da cavalli. Sono stata intubata in terapia intensiva più di quante volte tu ti sia fatta la ceretta. Conosco bene la sensazione di mollezza interiore. Ora basta. Mi dica cosa vuole della mia famiglia! Oh beh, solo dare il colpo di grazia. Guarda attentamente. Sai cosa c'è scritto? Sai cosa vuol dire beta HCG? Lo sai? Significa che è incinta? Da dove salta fuori lei? Salto fuori dal cappello a cilindro di quel prestigiatore di Ermanno! Principino! Questa sigla sulla carta l'ho avuta stamattina ed è il mio regalo per il tuo giovanotto dell'alta società. Com'è possibile? Com'è successo? Vuoi che ti spieghi tecnicamente la dinamica della fecondazione? Lei è stata amante di mio marito? No! Mi sono ingravidata
respirando il pulviscolo dell'aria. Ma che credi? Alice nel paese di sto cazzo! Tuo marito non ha saputo scegliere e ora ne pagate le conseguenze. Doveva solo rispondere a quel maledetto telefono. Bene, adesso che sei tutto, chiamalo pure. Avanti, fatti sotto. Come osa entrare nelle case degli sconosciuti e dire certe cose? Ti vergogni! Io non conosco vergogna. Non ho più niente da perdere. Non credo una parola. Appena lo vedo lui smentisce tutto e gli credo. Non voglio più vedere il suo muso, sa? Lei è indecente. Quale parte del discorso ti sei perso? Devo farti riassunto? Ascolto da un tempo sufficiente per confermarti che sei una criminale. Non mi dà altra scelta, lo sai. Tu e tuo modo di menzogne. Hai sentito tutto. Perché non sei salito sul ring, dunque? Magari potevi difenderti durante la lotta. Ma così andrà tutto a mio vantaggio, non ti pare? La mia assenza non ha fatto altro che confermare il tuo essere ridicola fino all'osso. Il test, poi. L'hai sparata grossa. Pensi che potrei inventarlo? L'ho ritirato stamattina e tu sei il padre. Questo è da dimostrare. Tu piuttosto che cosa ci fai qui? Come se non ci trovassimo già oggi in un territorio ostile. Come mi hai trovato? Li ho seguiti. Sono ore che aspetto in macchina, in fondo alla strada. Avevo delle buone intenzioni. Volevo dirti di uscire, di raggiungermi. Volevo farti vedere il test, ma non hai risposto. Allora la rabbia ha vinto e non ho potuto che chiamare anche lei per fottervi entrambi. Amami, hermano. Amami, il nostro bambino. Non lasciarci. Lasciami stare. Lasciami stare. È pericoloso. Ho una pistola. Siamo di strada per il poligono. Tu, levati, cretina! Oggi ho finalmente realizzato quanto indegni siamo. Io, te e tutto ciò che ci sta intorno. Oggi sei più umiliato di ieri! Bastardo! Come può pensare che potrei mentire su una cosa simile? Mamma! Signora Platino! Ho preparato del caffè! Dove siete? Pensa che infame. Ma che mi è successo quella volta? Dovevo guardare dall'altra parte. Quando la nostra prima uscita ci siamo stretti per il freddo. Mani sotto le giacche. Lui ha aperto il suo ombrello sopra di noi e mi sono sentita così al sicuro. Stretta da quella sottospecie di segaiolo. Sentivo che era un puttaniere inconcludente. Stupida me! Mamma! Ma lei chi è? Una cretina sociopatica. Piacere, Veronica Mancini. Intendo dire che ci fa qui nel mio giardino. Non ci faccio più niente, piccina. Se penso a tutti gli anni sprecati a rendergli la vita più semplice. E ora me ne torno a casa, da sola. Con un pezzo di carta in mano, sbeffeggiata. Lei è coi signori Platini. Sta parlando di quella scimmia immonda con la mania del possesso. E quella carta? Quella carta non ha smosso di un millimetro dal suo pulpito. Non ha creduto al fatto che sono incinta, solo perché qualche volta l'ho fatta finita. Ma non è che per caso hai qualche compressa di Canotrin? Con me ho solo sonniferi. Penso che potrei avere un attacco di panico. Da quello che ho visto in lui non mi sorprendo. Ma perché lei poteva mentire? Certo, secondo lui potrei classificare un atto medico, metterci sopra un libro a caso, portarlo dal dottore. L'ho fatto per caso? Ma è ovvio, certo che sì. Ma mi sconvolge sapere che lui lo pensi. Non voglio impicciarmi dei vostri affari. Senta, non imbrigli la situazione e concludiamo l'affare. Mamma! Dove sei? Lei è con loro, giusto? Lei ha parlato del signor Platino poco fa. Sì, e dunque? Beh, sembrava lo conoscesse bene. Da tempo. In un certo senso è stato così. Ho capito cosa gli passa per la testa e lo trovo immondo. Oppure cosa? Che significa? Oppure io sono una boccalona e non ho capito il vostro giochetto. Che sta dicendo? Lei chi è? Oppure cosa? La smetta! Tu sei la sua nuova fiamma, vedi che ci c'era tutto questo! Per la miseria, che razza di mentecatto. Mi sei trovato stavolta, eh?
cambiato tanto il suo vino. Che hai? Sei cleptomane? Vedi la gente morta? Vedi alieni? Che hai? Parla! Che vuole da me? Perché mi aggredisce così? Tu e la tua linda santarellina. Rimettiti faccia il tuo sorriso da pupa ancora intera. No, non è colpa tua. È solo colpa mia. L'ho fatto tutto io. Tutto. Senza senso. Mi ha fatto spaventare. Io l'ascolto attentamente, sa, e mi accorgo di molte cose. Quello che lei fa è il primo grande passo, quello della presa di coscienza, della consapevolezza. Un grande risultato. Un grande risultato, piuttosto. È tutto ciò che ho ottenuto. Lui ha vinto. E io crollo. Così si farà solo del male. Ascolti, io sono chiusa in gabbia, ma ho imparato molto. Prima di tutto che non ci sono vincitori e vinti mai. E poi che non devi incolparsi per come quell'uomo la tratta. Mi trattava! Ora non c'è più nessuna possibilità di essere voluttuosamente usata come prima. Lo so, era avvilente. Ma almeno ero qualcuno per qualcun altro. Ma è proprio qui che sbaglia. Pensare di non valere se non in funzione di un altro. Idealizzare, immaginare che agiscano alle nostre spalle. Dunque tu non sei l'amante di Armando. Mi devi credere. Io sono solo una che predica bene e ripete a pappagallo le dispense di mamma. Aspetta un momento. Se tu non sei la sua amante, allora lui davvero potrebbe averne una da qualche altra parte. Oppure semplicemente non volermi più. Non lo posso sostenere. Pensa a quello che perdi. Davvero volevi continuare a essere considerata un oggetto per il resto della tua vita? A umiliarti davanti a lui? Volevi essere una pezza, un piano di riserva, una sgualdrina per un incontro a settimana? Davvero volevi essere considerata da Ermanno soltanto un foro, un buco? Sì, certo che sì. Come sì? Ma che idea hai tu sulla vita? Davvero non vi conoscevate? Come fai a sapere che le cose andavano così? Ti si legge sul viso. Siamo la materializzazione dei nostri pensieri. Lui non mi ha lasciata per un'altra. Non mi ha lasciata per sua moglie o per una ragazza dall'equilibrio precario. Come? Non ho capito, per caso ce l'hai con me? Lui mi pianta punto e basta. E questo è pure peggio. Ma mi hai offesa per caso? Perché non ho capito se ti riferivi a me o a una tua conoscenza. Che cerchi? Perché non mi rispondi? Dammi retta! Io non posso intervenire! Che intendi fare? Non posso agire! Ermanno, adesso sono cazzi tuoi! Queste non sono tic-tac! Io sto per scoppiare di rabbia! Non credo a quello che vedo! Già sono inghiottite tutte! Assaporo la dolce sensazione di smarrimento. Dobbiamo chiamare il 118 oppure devi bere un bel po' di latte. Questo sa velena. Dolce come il miele, buio che mi accompagni. Questo è talmente fuori che quelli di prima in confronto. Che faccio senza nessuno che mi aiuti? Senti, devi bere molta acqua o devi chiamare un'ambulanza. I pensieri lentamente si faranno rarefatti. Ci sarà molto spazio e molto biancore. Oppure devi vomitare. Sì, sì, ti devi ficcare un dito in gola. Non sono pazza. È solo la vita che a volte prende il sopravvento. Di, lo sai quanto è dolce essere tra le braccia del niente per qualche ora? Tra la vita e la morte. L'ultima volta è stato speciale. Sai cosa ricordo? Sono entrati in casa mia e con mani robotiche hanno deposto un nuovo indegnenzio cromato nella mia testa. E poi mi hanno iniettato in un capezzolo 70 lumache elettroniche che hanno preso il controllo di miei neuroni. E poi mi sono svegliata in uno stelo d'erba. Tu sei del tutto fuori di melona. Ti devi ingoiare il dito! Sono retta di mente, come tutti noi. Solo che quando cadiamo nel mistico silenzio dei sensi, quando le benzodiazepine prendono sopravvento, ecco riemergere i nostri lati oscuri e rinascere paure, allucinazioni, desideri.
Quel che ti ho raccontato è il mio ultimo viaggio. Se potessi muovermi, ti farei rigettare pure l'anima. Le allucinazioni farmaco indotte si impara molto, sai. Ora basta! Questo caos mi fa male! Cazzo, le fuori tutte! Ok? Buttale fuori tutte! Dai, dopo starei meglio! Dio, ma che hai fatto? Sei impazzita! Io? Impazzita io! Che schifo! Hai qualcosa di personale contro la gente che vuole farla finita! Curati! Impazzita io! Sì. Impazzita. Devo esserlo per essermi mossa. Ho reagito da sola in una situazione del genere. Dio, che schifo, non si può nemmeno morire tranquilli. Razza di scema. Mi hai rovinato il vestito! E chi se ne... Ti ho salvata, psicopatica. La tua vita vale più di un cavalli. Just cavalli. Just. Just! Adesso come torno in macchina? Come? La prima cosa che faccio è riempirmi di rigurgito. Ma sai che ti dico? Che non è finita qui. Non esiste piano nella sua vita infame che non comprenda anche me. Altrimenti non gli farò mai vedere suo figlio! Sto facendo le valigie. Non affannarti, non parti con me. Me ne vado da sola. Oggi ho avuto una conversazione molto interessante con una certa Veronica. Ti dice niente? Un nome piuttosto provocante, no? Appena arrivata a casa ho deciso che qualunque cosa uscita dalla bocca di quella sgallettata sarebbe stata da te smentita e da me dimenticata per sempre. Ma poi ho deciso che ne ho avuto abbastanza. Avrai notizie da un mio legale, che tu pagherai, si è dato per inteso. Ecco, bravo, non parlare, non c'è niente da dire. Prendo soltanto il barattolino per... Dove sono le compresse? Mi sembrava di averle ancora sul letto. Non è più necessario che tu prenda ansiolitici ormai. Ma che vuoi fare? Perché mi punti la pistola addosso? Mi hai rovinato. Ho finalmente realizzato che io sono quello che sono. Per via della tua sedicente, presunta, tente superiorità sul genere umano. E in minima parte per via della mia. Vuoi ammazzarmi? Non è un sogno casuale, allora. Non lo è. Mi hai ridotto a un essere immondo. Tu sei il problema. Tu sei la soluzione. Amore, no, ti prego. Noi non siamo così banali. Noi non ci spariamo. Non sta bene. Sì, invece, siamo banali e ci spariamo. Ermanno, no. Tu pensi di poter aggiustare tutto con un sorriso ben stampato? Ermanno. Tu pensi basti allargare le gambe? Amore, farò tutto quello che vorrai. Giuro che sarò mansueta. Mi dispiace di averti contaminato con tutto il grigiore del mondo. Tu pensi basti sbottonarmi la patta? Tesoro, lascia che ti abbracci, farò tornare tutto come prima. Non riesco a sentire più niente! Ed è tutta colpa tua! Ci penso io. In fin dei conti è il motivo per cui mi hai sposata, no? Tu mi hai ridotto a un pupazzetto portachiavi. Ermanno, lascia che ti tocchi. Amore mio. Tu sei il problema. Tu sei la soluzione. Speriamo che Tobia torni a casa prima che faccia buio. Vorrei che non affrontassi quel ragazzo, Anthony. Non mi pare il caso.
Sai che non mi hai mai detto come si chiama? Rino. Non so se è il diminutivo di qualcosa. Rino. Rino. Mamma è molto arrabbiata. Ne parla tutto il vicinato. Quando le toccano i figli, lo sai che diventa una belva, un felino. Molestarti a quel modo, poi spogliarti così, davanti a tutti. Povero Tobia. Speriamo che non piova mentre in autostrada. È così insicuro alla guida. Tu credi che lui rincasi sempre volentieri, giusto? Lui torna sempre di buon grado dalla sua mamma e dai suoi fratelli, vero? Mi sento così a pezzi e demotivata. La lenta, inesorabile corruzione dell'animo, sottile come velina, ti fa ricordare come eccezionali quelli che erano invece momenti mediocri. Lo spirito si logora e tu vivi il presente pensando che è una vera merda. Ti ricordi di quando avevi 20 anni ed eri carico come una bomba pronta ad esplodere, eri vibrante di vita, tanto da non riuscire a dormire la notte, tanto da provare un brivido scuotente, no? No, io non ero così, ero fragile, ero pieno di paure, ma ricordo che almeno avevo una dignità. Si viene a patti con la vita, con il passare del tempo. Il figliol prodigo non è tornato. Ti ho già detto che ha telefonato. Sarà qui in mezz'ora. Per alcuni a volte le cose migliorano, per gli altri invece resta sempre tutto uguale. Ci si convince di invecchiare bene, mentre invece quello che vivi quando sei disfatto e disilluso è talmente insapore che vorresti di nuovo sentire quella sofferenza, quel brivido. Quelli erano qualcosa di forte, ti tenevano sveglio la notte. Adesso io invece sto sveglio a causa del silenzio che risuona e rotola su se stesso nella testa, questa testa vuota, pezzo di azzerine. Solo a pronunciarne il nome ne sento il sapore in bocca. Il sapore di 40 gocce di calmante. Un sapore che mi avvolge, che mi avvicina al tutto. 50 gocce. Un tutto in cui rifugiarsi quando la vita è in sapore, almeno cadere nel sonno. Almeno cadere 60, ma poi ti svegli ogni santa mattina in questa fogna. Secondo me le gocce servono a coprire qualcosa, a spingere la polvere sotto il tappeto. 70, almeno cadere. Anche se mamma dice che non abbiamo niente da nascondere. Oh, madre meravigliosa. Che pillole di saggezza a volte ci fa trovare da inghiottire con due dita di acqua. Tutti commettiamo degli errori, ma almeno noi non siamo persone indecenti, dopo tutto. Le farà piacere sapere, la saggia emerita della comunità, la pia dea dell'ipocrisia, che il suo male è il suo bene. I suoi figlioli, con la loro perfetta imperfezione, con la loro depravata inettitudine, il loro terreno fantocismo dell'ultima ora, l'hanno fregata. Le abbiamo fatto fare una pessima figura. I Platino non hanno più richiamato. La signora Perfettina, nel suo abito perfettino, aveva detto, salendo in macchina: dopo questa dura giornata sono stanchissima, ma di certo ci sentiamo. Le darò il numero del mio agente e concluderemo l'affare. Tu sai bene che non ci sarà nessun acquisto. Lo sapevi fin dall'inizio, vero? Ma ora lo sai sul serio. Assapora il gusto del fallimento, sentilo fino in fondo e fa che ti resti sulla lingua. Che natura bizzarra e fragile è la nostra, che ci fa zannare tutti quelli che ci amano. Hai dedicato tutta la vita a costruire un fantastico, bellissimo ruolo di vittima. Cosa brucia di più? La sensazione è quella di essere sempre lì lì per farcela. Domani sarà meglio rimettere i mobili come erano. Perché non apriamo il salone? Mangiamoci di nuovo. Già, mangiamoci. Togliamo i teli di nylon? Potrebbe essere bello passare dal bianco e nero ai colori per una volta.
Magari potremmo pranzare insieme tutti e quattro. Ci si diverte. Poi potremmo metterci a bere della limonata fresca in giardino, come quando eravamo bambini, prima della droga, prima dei farmaci. E magari potremmo invitare i vicini di casa. Non ci parliamo da anni. Una buona occasione per incaprettarci di bianchino. Non servirà a niente svergognarlo davanti agli altri. E poi potremmo metterci a prendere il sole vicino al Salice, dove i colori sono stupendi in questa stagione, sempre che il tempo regga. D'accordo, tesoro. Ci penseremo domani. Che è stato? Sembrava un suono così reale, lontano da questo incubo. Niente, amore. Non ci pensare. Scrivi, non ci pensare. È soltanto il rumore del mondo.